Bella a tutti i miei slimes qui al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi andiamo a fare la top 10 degli album americani usciti durante quest'anno. Come sempre, prima di cominciare vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale e qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, tutte le mie playlist, tra cui ci sono anche canzoni estratti dagli album di cui adesso parleremo. Ci tenevo anche a fare un paio di premesse che forse sono scontate ma mi sembra sempre giusto ribadire. Questa top 10 l'ho stilata io in base ai miei ascolti, agli album che ho ascoltato di più e mi sono piaciuti di più. Quindi se qui non c'è un progetto che magari a voi è piaciuto tantissimo e lo ritenete la OTI, piuttosto di piangere nei commenti ma come è potuto, non hai messo l'album della vita, scrivetemi la vostra top 5, la vostra top 10 proprio qui nei commenti, in modo tale che io, se mi sono perso qualche progetto, lo posso recuperare, ma soprattutto anche voi che leggete i commenti magari c'è qualcosa che non avete sentito e appunto potete ascoltarle, magari scoprire anche nuova musica. Benissimo, io partirei anche dal decimo, che è abbastanza recente proprio perché è uscito durante il mese di dicembre. Sto parlando di Yo 88, joint album di Pierre Bourne e TM88, due produttori abbastanza underrated, soprattutto il secondo, visto che alla fine Pierre ha l'hype che si merita. Molti di voi magari si staranno chiedendo perché questo sì e The Life of Pierre 5 no. Per quanto mi riguarda, il secondo progetto non mi ha fatto impazzire, l'ho visto molto come un remake del 4 che a sua volta ha una deluxe edition che è molto simile. Mi sarei aspettato qualcosina di più e quel qualcosina in più l'ho trovato proprio in Yo 88. Pierre lo troviamo nei panni da rapper e l'incrocio con le produzioni di TM88 ha aggiunto quel pizzico di novità e freschezza che secondo me serviva. Sono presenti anche due featuring esterni, Wiz Khalifa e Young Nadi, che dire, se ve lo siete persi vi consiglio di recuperarlo. Alla posizione numero 9 troviamo Life of a Don di Don Toliver. Io l'ho anche reactato e nel caso in cui vi interessasse vi lascio il link alla reaction qui sotto in descrizione. Direttamente da Houston, probabilmente l'erede al trono di Travis Scott, il Don quest'anno è uscito con il suo secondo album studio. Dopo un 2021 che nella prima parte è stato pieno di singoli e collaborazioni, anche con rapper di un certo calibro, giusto per citarne qualcuna, Moon con Kanye West, finalmente riesce ad affermarsi tra i più grandi della scena. L'album, formato da 16 tracce per una durata di quasi 52 minuti, scorre che è una meraviglia. Ciò è dovuto in parte a chi ha curato l'album, tra tutti un certo Mike Dean, ma soprattutto anche alle capacità canore del rapper che, grazie alla sua voce, è in grado di creare qualsiasi atmosfera egli voglia. Se cercate qualcosa da ascoltare per chillare, questo album fa per voi. Tuttavia non mancano nemmeno i bangers. L'ottavo posto invece se lo porta a casa Shiesty Season, il tape di debutto di Pusha Shiesty. Uno dei nomi più caldi degli ultimi due anni, così come per molti trap rapper, sia per le sue skills d'artista ma anche per tutti i problemi legali che lo coinvolgono. Infatti Shiesty attualmente è in carcere, io ci ho fatto anche un video in cui vado ad analizzare la sua situazione e vi lascio il link in descrizione. Comunque parliamo dell'album, formato da 17 tracce, più tardi verranno aggiunte altre 4 che comporranno una deluxe edition, quindi per un totale di 21 canzoni. Tra tutte spicca sicuramente Back in Blood con Lil Durk, uscita nel 2020 e tuttora un hit devastante a mio avviso. Tuttavia oltre Durk io troviamo anche altri ospiti come Lil Baby, 21 Savage, G Herbo, Gucci Mane e altri. Il difetto più grande dell'album credo che sia la sua ripetitività. È caratterizzato dal suo flow classico, molto bello, che però dopo 7-8 canzoni può stancare. Credo che se lui imparasse a variare un po' di più sia nel tipo di canzoni che fa ma anche appunto nel flow, diventerebbe un artista davvero completo. Settimo posto, Call Me If You Get Lost di Tyler The Creator. Molti sono sicuro che nella propria classifica l'avranno messo anche al primo posto. Io ho deciso di dargli il settimo perché c'è qualcosa che non mi è piaciuto e adesso ne parliamo. Innanzitutto c'è da dire che Tyler ha prodotto tutto l'album ad eccezione di due canzoni che sono co-prod, cosa che non è neanche la prima volta che succede ma va sempre sottolineata a mio avviso. La voce narrante del progetto è DJ Drama, colui che ha mandato up Lil Uzi Vert per intenderci, ma ci sono anche un sacco di ospiti: 42 Doug, Youngboy Never Broke Again, Lil Wayne, lo stesso Uzi, Pharrell Williams e altri. Ecco, proprio in questo Tyler ha svolto un lavoro eccezionale, è riuscito a trovare per tutti
il posto più adatto all'interno dell'album, nonostante potremmo dire che alcuni di questi vivono in universi paralleli. Per esempio, vi sareste mai aspettati di sentire Tyler The Creator e Youngboy Never Broke Again sullo stesso beat? Io no, eppure Was Your Name è una hit allucinante, arricchita anche dalla presenza di Ty Dolla $ign. Però per quanto mi riguarda, Primo è un progetto che non ho ascoltato così tanto, sia perché ha un mood ben preciso e secondo me non è un classico album che puoi ascoltare ogni giorno, e sia perché magari non mi è piaciuto tantissimo, e questa è una cosa di cui tengo conto quando vado a fare una top 10, ovvero quanto effettivamente durante l'anno ho ascoltato quel progetto. E per certi versi mi è sembrato come se Tyler volesse ricreare un Igor 2.0, perché secondo me a livello di struttura i due progetti si assomigliano molto, per il resto però rimane un gran album. Andiamo avanti con la sesta posizione, dove troviamo An Evening with Silk Sonic con Bruno Mars e Anderson .Paak. Piccola parentesi, probabilmente nel titolo del video avrò scritto rap americano, ma sia questo che l'album di Tyler sono un po' più poppeggianti, diciamo così. Comunque fatto sta che dovevo dare insomma un riferimento al video. Tutto nasce nel 2017, dove i due si conoscono durante una tappa del tour di Bruno Mars. Da allora diventano amici e decidono di fare un progetto insieme. Descrivendo Bruno, Paak dice che è ossessionato da ogni dettaglio delle sue canzoni, sound, ritornello, l'emozione che vuole dare e via dicendo. Al contrario, lui ha un approccio un po' più libero, diciamo che quello che crea, crea e poi magari ci pensa a tutto il resto. Proprio questo mix di personalità, secondo me, è un punto chiave di questo album. Album poiché è ricco di influenze R&B, funk, pop, soul, tutto unito e miscelato allo scopo di unire le persone. Di solito sul canale porto tutt'altro tipo di artisti, ma se state cercando qualcosa con cui vibare, che si discosti un po' dal rap, fossi in voi proverei a dare un ascolto a questo progetto. Entriamo così in top 5 e al quinto posto ho messo The Melodic Blue di Baby Kim. Il cugino di Kendrick Lamar ha incominciato a mettersi in mostra già nel 2020, ma quest'anno, grazie anche all'uscita del suo primo album studio, si è consacrato. Supportato da 4 singoli, di cui gli ultimi due, Durag Activity con Travis Scott e Family Ties con Kendrick Lamar, The Melodic Blue droppa ufficialmente il 10 settembre. Mette in mostra tutto il suo repertorio, caratterizzato soprattutto dalla sua versatilità. Infatti nell'album ci sono canzoni in ogni salsa, con ogni tipo di mood, di vibe, che aiutano il progetto a scorrere bene in modo tale da poterlo riascoltare anche più volte senza stancarsi. Lui personalmente non mi ha ancora convinto al 100%, ma allo stesso tempo è impossibile negare che sia stata una delle novità più belle di quest'anno. Il quarto posto se lo aggiudica Wake Up Lucky, joint album di Lucky con il produttore Filthy. Lucky è un artista molto underground che ormai ho a cuore da anni, è di Chicago e nella musica che fa si sente molto l'influenza di Chief Keef, nonostante faccia una roba completamente diversa dalla drill. Invece il nome Filthy probabilmente non vi dirà nulla, ma in realtà ha prodotto diverse tracce di Wallot Red, quindi sta sulla wave Rage, e devo dire che quest'anno sta iniziando a diventare sempre più grosso. Il progetto è uscito a dicembre, quindi anche questo bello recente, e già dal primo ascolto io me ne sono innamorato. Il sound è molto particolare, quindi vi metto in guardia, bisogna un po' farci l'orecchio, soprattutto se è la prima volta che ascoltate roba su questo tipo di sonorità. Come dicevo prima, sono un po' fanboy di Lucky e di conseguenza ho amato questo album e non posso fare altro che consigliarvelo. Arriviamo così sul podio. La terza posizione la conquista Punk di Young Thug. Secondo album studio del rapper, l'ho anche recensito e vi lascio il link in descrizione dove sicuramente faccio un'analisi più approfondita. Preceduto da So Much Fun, possiamo dire che i due album sono l'opposto l'uno dell'altro. Se il primo aveva come mood, come concept, quello di essere una playlist da ascoltare così per divertirsi con gli amici, il secondo è molto più riflessivo e introverso. Certo, non mancano i banger, basta pensare solo a tracce come Bubbly con Drake e Travis Scott o Scoliosis con Lee Double Ho. Però sono di più le canzoni in cui Thug cerca di uscire dalla propria comfort zone sperimentando altri sound con cui non siamo proprio abituati a sentirlo. A proposito di questo, l'album ricorda molto le sonorità che già in parte aveva provato a portare con Beautiful Tiger Girls, un suo album del 2017. Posizione numero 2, Freedom Boys di 42 Doug. Così come suggerisce titolo e cover, tutto il progetto è dedicato ai suoi amici che stanno in galera o ancora peggio, non ci sono più.
Tra canzoni originali e deluxe edition abbiamo un totale di 26 canzoni. Non dico chiaramente che tutte e 26 siano delle hit, anzi c'è qualche filler, ma in generale nel suo complesso mi è piaciuto un sacco. Ho trovato un 42 Doug molto più maturo, per esempio anche al suo precedente lavoro, Young and Turned. Tra i tanti feat dell'album troviamo Future, Lil Durk, Fabi Foreign, Roddy Ricch e altri. Proprio la canzone assieme a quest'ultimo, For The Gang, la ritengo anche una delle migliori tracce uscite quest'anno, davvero un hit micidiale. Insomma, anche lui sta incominciando a farsi grosso nel game e in generale è uno degli artisti che quest'anno l'ho trovato più in forma. E arriviamo così al momento più atteso, al primo posto, che a mio avviso se lo porta a casa senza alcuna ombra di dubbio, Donda di Kanye West. Per distacco, l'album che quest'anno ho ascoltato di più e mi è piaciuto di più, anche in questo caso l'ho recensito e trovate il link in descrizione. E se non siete d'accordo con me, se secondo voi Donda fa cagare, se secondo voi non è da primo posto, non me ne può fregare un cazzo di meno. L'intero progetto è dedicato a Donda, sua madre, venuta a mancare nel 2007, una figura importante e fondamentale per quanto riguarda sia la vita che la carriera di Kanye. Compresa la Deluxe Edition, arriviamo alla bellezza di 32 brani, che sono indubbiamente tantissimi, ma tenendo conto di quante tracce sono, direi che comunque l'album riesce a scorrere liscio relativamente. Ciò che mi è piaciuto di più è che Kanye sia riuscito a trovare il posto perfetto all'interno di ogni traccia per ogni ospite, riuscendo anche nella maggior parte dei casi a valorizzarli al meglio, chi più chi meno. Tenendo conto soprattutto anche della lista infinita di featuring, visto che sono più di 20. La verità è che di questo album se ne potrebbe parlare per ore, motivo per il quale vi invito nuovamente a guardarvi la recensione, perché lì faccio una critica molto più approfondita. Che dire ragazzi, questi sono i 10 album che quest'anno mi sono piaciuti di più o ascoltato di più. C'è da dire che rispetto al 2020 è stata un'annata un po' più povera, però comunque abbiamo avuto modo di ascoltare buona musica. Voi cosa ne pensate della mia top 10? Siete d'accordo o no? Li avreste messi in un'altra posizione oppure avreste fatto totalmente un'altra top 10? E in questo caso vi invito nuovamente a scrivermela qua sotto, anche una top 5, una top 3 o anche semplicemente l'auti di quest'anno per voi. Sono curioso di leggere tutti i commenti, quindi mi raccomando, vi aspetto qui sotto. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, con tutti i fan che conoscete del rap americano. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.